I pallini verdi sono tutte le perforazioni fatte in Italia dagli inizi del Novecento. Sono tante, ma perché non estraiamo? Per l'articolo 8 della legge 6 del 2008, numero 133, prevede il divieto di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi, soprattutto nelle acque del Golfo di Venezia. Questa legge fa riferimento al rischio di subsidenza. Il prezzo del gas in Italia aumenta inesorabilmente. La domanda che ci si comincia a porre è: ma se ce ne abbiamo noi nel nostro sottosuolo, perché non lo estraiamo? Magari lo pagheremmo di meno. Ecco, se mai si cominciasse a produrre più gas in Italia, prima di tutto dove stanno questi giacimenti? E poi quali benefici concreti ci sarebbero? E soprattutto, la maggiore produzione in Italia veramente garantirebbe una diminuzione dei prezzi del metano? Analizziamo la situazione con dati alla mano. Mediamente in Italia noi consumiamo 70 miliardi di metri cubi di gas a livello globale. Tutti, industrie, case, tutto. 70 miliardi di metri cubi, questo valore lo lasciamo qui, così dopo lo paragoniamo con altri numeri che vi dirò. In Italia estraiamo gas? Sì, poco, ma sì. Come ci dice il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, la produzione di gas in Italia nel 2021 è stata pari a 3,5 miliardi di metri cubi. SMC sta per metri cubi standard. I dati sono pubblici, ora ve li faccio vedere. Come vedete in questa tabella presa proprio dal MISE, dai giacimenti onshore, quindi a terra, abbiamo estratto 1,48 miliardi di metri cubi. Diventeranno 1,6 miliardi circa in tutto l'anno. Di questi, 1 miliardo di metri cubi viene solamente dai giacimenti della Basilicata. Dai giacimenti offshore, quindi a mare, provengono circa 1,9 miliardi di metri cubi. Nella tabella si legge zona A, zona B, zona C, ma di che si tratta? Dove stanno queste zone? Ho recuperato tutto il database dei pozzi che esistono in Italia, li ho importati in Google Earth in modo da farveli vedere. Ah, così li vediamo bene. I pallini verdi sono tutte le perforazioni fatte in Italia dagli inizi del Novecento. La zona A è nel nord Adriatico, zona B Adriatico centrale, zona C Sicilia meridionale, zona D Adriatico meridionale lungo le coste della Puglia, zona E nel Tirreno, zona F sempre in Puglia ma un po' più a largo, zona G a sud della Sicilia e nel Tirreno. La zona A e la zona B sono le zone in cui si estrae di più. L'Adriatico è la zona più ricca di gas. Solamente nella zona A, quindi nell'Adriatico settentrionale, si stimano delle riserve accertate pari a 35 miliardi di metri cubi. Invece complessivamente le riserve italiane di gas si aggirano tra i 70 e i 90 miliardi di metri cubi. Ora, la domanda che uno potrebbe porsi è: ma perché non estraiamo? Perché l'estrazione è bloccata? Per una legge, per l'articolo 8 della legge 6 del 2008, numero 133. Questa legge prevede il divieto di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi in tutta l'area dell'Adriatico settentrionale, soprattutto nelle acque del Golfo di Venezia. Questa legge fa riferimento al rischio di subsidenza. Che è la subsidenza? Per subsidenza si intende un fenomeno geologico, quindi naturale, che prevede l'abbassamento del suolo, del livello del suolo. È generalmente naturale, soprattutto in questa zona, perché? Perché siamo in un contesto molto particolare, cioè di piana alluvionale, siamo in pianura padana, e poi più verso est di ambiente deltizio, c'è il delta del Po. Quindi siamo in un contesto di terreni argillosi che sono soggetti a compattazione. La compattazione può generare subsidenza. Quant'è questa subsidenza? Qualche millimetro all'anno. Il punto però qual è? Fino al 1970, nella zona di Venezia, veniva pompata acqua dalle falde acquifere. Il pompaggio, quindi l'estrazione di fluidi, di acqua dalle falde, amplificava quel fenomeno naturale di subsidenza, quindi la subsidenza veniva amplificata e i valori registrati non erano più di millimetri ma di qualche centimetro, e in una zona come quella di Venezia anche pochi centimetri possono voler dire tanto. Si decise quindi di smettere di pompare acqua. La domanda ora è: ma dal punto di vista scientifico, proprio tecnico, se estraiamo gas dall'Adriatico, se ne scende a Venezia? Abbiamo sentito il professor Teatini, che è uno dei maggiori esperti in questo campo. Sentite cosa ha detto. L'estrazione di gas genera subsidenze molto localizzate. Ok, molto localizzate al di sopra del giacimento. I giacimenti che ci sono a largo dell'Adriatico sono giacimenti che hanno un'impronta, un'area molto piccola, sono piccoli giacimenti. Per cui non arrivano in alcun modo a provocare abbassamenti lungo la fascia costiera, almeno che non siano proprio vicino sotto la costa.
tecnicamente la produzione di gas da quei giacimenti là non provoca, non può provocare alcun abbassamento a Venezia. Quindi evidentemente questa legge è stata fatta non per motivi prettamente scientifici, ma soprattutto per motivi evidentemente politici e sociali, il che assolutamente non è una cosa negativa, perché una legge è una cosa complessa che deve tenere conto di tanti aspetti, non solo quelli scientifici, ed è giusto che sia così. Ora immaginiamo che si desse l'ok all'estrazione di gas in Adriatico. Cosa succederebbe dal punto di vista operativo? Quali sarebbero gli step e quanto tempo ci vorrebbe? Per prima cosa dovete considerare che i tempi sarebbero lunghissimi. Pensate che solamente l'iter burocratico per eliminare la legge durerebbe circa 12 mesi. A questo punto partirebbe un secondo iter, che è quello di analisi di impatto ambientale, che porterebbe poi a un'eventuale autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Durata stimata di questa fase 16 mesi, quindi solamente dopo 28 mesi complessivi l'azienda operatrice, in questo caso l'ENI, avrebbe l'ok per cominciare i lavori, cioè la costruzione e l'installazione di tutte le piattaforme forme di tutti i sistemi e di tutte le infrastrutture per tirar fuori il gas e trasportarlo. Ah, ma quindi non ci sono le piattaforme, eccetera, eccetera? No, perché fino ad ora sono state fatte delle campagne esplorative che dal punto di vista tecnico sono molto diverse dalla produzione. L'esplorazione non prevede la costruzione di piattaforme per la produzione, chiaramente. Durata dei lavori di installazione circa 2 anni, se non 3. Ah, ovviamente delle spese di costruzione se ne occuperebbe l'azienda, in questo caso l'ENI, per cui non è che sarebbe un costo per lo Stato, per noi. Quindi, morale della favola, se l'Italia decidesse di estrarre più gas, comunque ci vorrebbero almeno 4-5 anni. Ora, mettiamo caso che nel 2027, facciamo un esempio, cominciassimo ad avere del nuovo gas che c'è nel nostro sottosuolo. Le riserve totali, abbiamo detto, si aggirano intorno ai 90 miliardi di metri cubi. Ma questi 90 miliardi li potremmo estrarre in un colpo solo? No, ovviamente no. Il piano sarebbe quello di estrarne 5-6 miliardi ogni anno per una durata di 10-15 anni. Quindi in sostanza, in soldoni, noi andremmo ad aumentare la produzione interna di 5-6-7 miliardi di metri cubi all'anno. Questi 5-6 miliardi all'anno si andrebbero ad aggiungere agli attuali 3-4 di oggi. Quindi diciamo che potremmo arrivare a 10 miliardi di metri cubi su 70 di cui necessitiamo. Quindi tutto questo non è che ci farebbe aumentare la produzione del 50%, ma siamo intorno a un aumento del 7-8-10%. Cioè passeremo dal 5-6% di produzione interna di oggi a circa il 14-15%. È un incremento sicuramente rilevante, ma non così grande da giustificare una riduzione dei prezzi del metano. Al distributore, intendo. Ecco, l'utilizzo del gas italiano che è nel nostro sottosuolo non sarebbe un piano per ridurre i prezzi del metano al distributore, questo sia chiaro. Non ci sarebbe nessuna riduzione drastica, questo è sicuro. Perché? Perché il prezzo del metano è un qualcosa legato alle dinamiche internazionali. E poiché di quei 70 miliardi di metri cubi di cui noi abbiamo bisogno, solamente 10 miliardi verrebbero dal nostro sottosuolo, significa che comunque saremmo legati per 60 miliardi di metri cubi comunque alle dinamiche internazionali. Quindi capirete da voi che il prezzo non potrà subire delle riduzioni drastiche. Se vogliamo parlare proprio di benefici, dobbiamo ricercarli altrove. Uno sicuramente potrebbe essere quello dal punto di vista ambientale. Perché? Perché l'estrazione di gas in Italia ha un impatto molto più basso rispetto all'estrazione di gas, per esempio, della Russia, che deve attraversare migliaia di chilometri di metanodotto prima di arrivare appunto in Italia. Dal punto di vista economico, quali potrebbero essere i benefici? Dei posti di lavoro, sicuramente ci sarebbero dei nuovi posti di lavoro, e poi le royalties che lo Stato intascherebbe. Dovete sapere che quando un'azienda produttrice va a produrre idrocarburi in una certa zona, chiaramente questa azienda dovrà pagare lo Stato dove si trovano questi idrocarburi. Si chiamano royalties e generalmente sono una percentuale di quanto tu recuperi. Quindi lo Stato italiano sicuramente potrebbe guadagnare un bel po' di soldini. Ora, se questi soldi venissero investiti in maniera, diciamo, intelligente e produttiva, magari andando a investire sul rinnovabile, su nuove tecnologie legate al rinnovabile, e allora tutta questa storiella
avrebbe un senso. Diciamo che i benefici, qualora ci fossero, non sarebbero ai nostri occhi proprio di cittadini nella nostra quotidianità immediati, lampanti e concreti, perché comunque si tratterebbe di un progetto a medio termine, parliamo di alcuni anni. Idealmente potrebbe portare dei vantaggi, soprattutto se quei soldi che si ricavano dall'estrazione vengono poi investiti con saggezza, diciamo così. Ci tengo a dire che questa analisi fatta in questo video è estremamente semplificata. Siamo in un contesto estremamente complesso, quindi spero che questo sia stato un input per voi, per magari documentarvi di più e studiare meglio queste dinamiche, comunque estremamente interessanti. Grazie mille per aver seguito questo video fino alla fine. Io sono Andrea Moccia, questo è GeoPop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Alla prossima, ciao!